Carla Sibilla, assessore del Comune di Genova Cultura e Turismo, si è chiusa domenica la 14ª edizione del Festival della Scienza, un'edizione che ha riscosso ancora una volta grande successo. Assolutamente un grande successo di pubblico, quindi 195.000 sono stati i visitatori, un più 10% rispetto all'edizione precedente, grande entusiasmo da parte del pubblico, da parte dei 500 ragazzi che hanno lavorato, quindi gli animatori, proprio ieri sera al termine una grande festa con delle ola di entusiasmo e di gioia per il successo, una grande partecipazione di scienziati, da premi Nobel della chimica ad altri, e una città che si trova molto interessata dalla scienza. Il Festival della Scienza è un evento che viene vissuto dalle scuole genovesi, dai giovani genovesi, o è un richiamo turistico anche per la città? Ma direi entrambi, dalle scuole genovesi ma non solo, perché i 27.000 studenti che sono venuti al festival arrivavano anche dalle Puglie, così come dal Piemonte, e molte sono stati i turisti e le famiglie genovesi, anche grazie allo splendido Ponte dei Morti, che ha permesso quindi di avere tempo libero e di poter godere itinerando nel centro storico e in tutte le 35 location del festival. Questa edizione del Festival della Scienza era anche un po' nel mirino della critica, e quindi diciamo sotto la lente per quanto riguarda la nuova gestione, visto che c'è stato un cambio di passo per il festival, e allora anche da questo punto di vista quali sono i risvolti positivi oltre al numero delle presenze? Ma direi che i risvolti positivi è stata una squadra molto motivata, con un modalità di lavoro di reciproco supporto e innovativo e giovane. E quindi se ne è stata una marcia proprio di entusiasmo collettivo che ha fatto bene al festival, che è stato trasmesso a tutto il pubblico, e una grande qualità, perché la vera novità di questo festival è che sono stati coinvolti proprio come soci molti più enti scientifici e istituzioni scientifiche che hanno voluto portare il meglio al festival, il meglio nei laboratori, il meglio nelle mostre, il meglio nei relatori che hanno affascinato il pubblico, e in realtà alle conferenze non si finiva più di ricevere domande da parte di chi era presente. Si lavora già all'edizione 2017? Durante il festival c'è già stata una riunione del consiglio scientifico per dare il titolo al prossimo festival. E l'ultima battuta la facciamo su quello che sarà il prossimo grande evento che coinvolgerà Genova, i genovesi, ma anche i tanti turisti che arrivano in città. Ma direi che continuano le grandi mostre e tutte le iniziative storiche, ma adesso aspettiamo i presepi natalizi e il clima natalizio che partirà già a fine mese. Ringraziamo Carla Sibilla per essere stata con noi su Extra Liguria a Pausa Caffè.